tutti, ciao a tutti! Allora, come potete notare sono messa un po' meglio rispetto alle altre volte perché tra poco esco, vado con Luca in un centro commerciale giusto a cazzeggiare un pochettino, visto e considerato che manca ancora un po' prima di riprendere a lavorare. Comunque, non so se avete notato, ma ho fatto la crema colorata di testa nera che vi farò vedere poi in un video più avanti e mi sono lavati i capelli, piega, ecco questa è la piega che faccio io, un po' più decente rispetto alle altre volte e poi insomma mi sono messa un pochettino meglio, ecco, quindi mi sono truccata in questo modo che sicuramente credo sarà il trucco per Capodanno con un rossetto abbastanza scuro che è un prugna e mi sono già vestita e siccome sono molto in anticipo ho deciso di fare un video e poi tra poco appunto uscirò con Luca. Detto questo, anzitutto voglio rinnovarvi tantissimi auguri di buone feste, anche se ormai le feste principali sono ormai volate, quindi la vigilia, il 25, il 26, insomma, sono passate veramente così in un lampo, però siamo ancora in tema di feste, quindi tanti auguri, fatemi sapere poi come vi siete vestite a Natale, quindi i vostri outfit, come vi siete truccate, sapete che io sono molto curiosa, la curiosità è donna. E già che ci sono vi auguro un buon anno, così almeno per chi non vuole vedere questo video gli auguri li ho fatti, mi raccomando. Ogni tanto mi guardo i denti perché questo rossetto è molto bello, è di Kiko, il 914, però tende a macchiare soprattutto le prime volte quando fate le prime passate, ecco, sui denti, quindi bisogna stare attenti. Io un po' l'ho tamponato con una velina, però poi andrò a passarci la velina con un po' di cipria, così almeno rimane là e per tutto il pomeriggio ce l'ho su. Detto ciò, io non ho fatto nulla di particolare durante queste feste, sono stata comunque a casa con Luca o comunque sono stata da mio suocero, ci siamo divertiti e questo in realtà doveva essere il video haul di dicembre, però proprio perché manca poco al 31 dicembre, quindi ci sono ancora giusto 2-3 giorni e mi devo vedere anche quella Maria alla quale mando un enorme beso, è una ragazza che fa video qua su YouTube e per la prima volta ci vediamo martedì pomeriggio. Comunque, piccola parentesi, e quindi appunto farò altri acquisti, farò sicuramente il video haul di dicembre a gennaio direttamente, non so quando, verso la fine di gennaio, i primi di gennaio, adesso vedo un po' come organizzarmi con l'anno nuovo, riprendo un attimo il fiato, e in questo video voglio farvi vedere i miei regali di Natale e autoregali di Natale. Per cui direi partire subito. Allora, anzitutto Luca, siccome aveva la mia wishlist con le varie cosine che volevo appunto ricevere per Natale, una wishlist abbastanza lunga, non solo prodotti di make up ma anche scarpe, borse, la piastra per capelli che voglio cambiare perché ne ho una che però insomma non funziona benissimo, anche se la piega è venuta molto bene direi, comunque e alla fine ha optato più che altro per i prodotti di make up. Quindi ve li faccio subito vedere. Mi ha regalato 3 pacchettini. Il primo pacchettino all'interno c'erano queste 2 palette di Yves Rocher, che tra l'altro penso siano uscite da poco perché non le avevo viste prima. Comunque, la prima è questa qui. Ecco. E all'interno abbiamo lo specchiettino. Vabbè, questo che è un fogliettino illustrativo, come vanno applicati gli ombretti, poi ognuno insomma si trucca come vuole. I pennellini e questa è la prima palette che mi ha regalato, che è molto bella. Come potete notare c'è un rosa molto molto chiaro, un color pesca, questo bellissimo colore che non è quello che ho applicato sugli occhi ed è un bordeaux molto bello e questo è un colore più scuro da applicare nella piega oppure da usare come liner e sono diciamo degli ombretti molto belli senza glitterini. Però effetto metallizzato, mi piace questa palette, anche se in realtà mi piacciono un po' tutte, infatti prima o poi mi sa che le prenderò tutte. E poi l'altra palette è la numero 402, non so se questa l'ho detta, comunque la 403, mentre la 402 è sui toni del verde, che sappiamo tutto ormai è il mio colore preferito. Vabbè, sempre quello specchiettino, fogliettino, applicatore e questi sono gli ombretti. Abbiamo un bellissimo argento, che secondo me anche all'angolo dell'occhio sotto il sopracciglio come punto luce è fantastico, 2 tonalità di verde e poi un bellissimo verde più scuro. E come palette mi piace un sacco, quindi me l'ha voluta regalare. Poi, secondo pacchettino, palette di Kiko. Questa è la numero 01. Sapete che c'erano, se non sbaglio, 2 palette, la 1 e la 2.
E io ho scritto sulla wishlist sia la 1 che la 2, mi è voluto prendere la 1. La 2 me la sono autoregalata, poi ve la farò vedere dopo. E la palettina si presenta così. È molto versatile perché comunque, a parte il fatto che occupa poco come spazio, all'interno c'è un po' di tutto. Mancano i gloss, per il resto devo dire che è un'ottima palette, quindi anche ottima da portare in viaggio. Quindi si apre, abbiamo lo specchiettino e poi qui sopra abbiamo gli ombretti, che sono molto belli, vedete, sui toni del taupe, marroncino, comunque possono benissimo, con questi ombretti si possono benissimo fare dei trucchi leggeri ma anche un po' più scuri. E poi, ovviamente, qui abbiamo, si alza la parte sopra, lo specchietto e poi la terra e il blush. Comodissima, molto 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 bella. Infatti quando l'ho vista, veramente molto 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 felice io. Poi, terzo ed ultimo pacchettino sono due prodotti di Pupa. Il primo è un mascara che a me piace un sacco, è il Pupa Vamp di Pupa, ovvero questo, ed è il numero 100, quello nero. Vabbè, sappiamo tutte com'è fatto e si presenta così in questa scatolina e va a volumizzare molto bene le ciglia, mi piace anche perché insomma fa un bellissimo effetto ventaglio e lascia anche un bel nero intenso. E poi mi ha voluto regalare una delle trousse che hanno fatto vedere per tantissime volte in pubblicità e in televisione, e lui mi ha voluto regalare questa di Pupa che è la numero 011. È molto carina, io adoro le trousse di Pupa perché anzitutto all'interno, non so se ci avete fatto caso, i prodotti che trovate dentro profumano un sacco di caramella, molto molto piacevole, ecco, come profumazione. E poi comunque c'è dentro di tutto e di più. Poi devo dire che i packaging sono molto molto carini, eccoli qui. E all'interno, ora senza spaccare nulla, ecco, abbiamo questi con all'interno un blush che è questo bellissimo rosa porcello e poi abbiamo una serie di ombretti, gloss, questo addirittura è un primer che io ho provato a toccare, è molto molto buono, consistenza bella cremosa, lo devo provare sugli occhi, vediamo se va nelle pieghe o meno. E poi vedete qui c'è un altro appunto specchiettino e poi ombretti, un gloss. Molto carina come trousse, mi piace un sacco. Poi io le adoro, Luca ogni volta a Natale, ai compleanni, mi regala sempre una trousse di Pupa, io sono felicissima. E questi appunto sono i regali che mi ha fatto Luca. Poi mio suocero con la sua compagna, oltre a darci i soldi, hanno fatto un bel pensiero entrambi riguardo la marca Erbolario, perché sanno che a noi piace tantissimo la marca Erbolario, comunque anche il rapporto qualità-prezzo ci piace. E a Luca avevano regalato, non ricordo, forse a base di tè, baobab, una cosa di questo tipo, un dopobarba fluido, quindi non liquido, e poi un doccia shampoo. Invece per me della linea Camellia, che io sinceramente ancora non avevo provato e non so neanche se è l'ultima profumazione che ha fatto Erbolario o meno, comunque mi hanno regalato questo bagnoschiuma che è molto carino il packaging. Io non ho mai preso bagnoschiuma di Erbolario, ho sempre preso creme corpo, profumi o comunque altri prodotti per capelli, viso. E a questo proposito di Erbolario vi lascio giù il link riguardo alla review di Erbolario che ho fatto un bel po' di mesi fa, quindi se vi va andate a dare un'occhiata. E questa appunto è il primo regalino che mi hanno fatto, appunto il bagnoschiuma, che tra l'altro ha una buona profumazione. Devo ancora capire se è più per la stagione invernale o per la stagione più calda. E poi mi hanno regalato anche la crema corpo, che si presenta in questo barattolino che sicuramente poi conserverò perché è molto carino, vedete, fiorito, molto bello. E all'interno appunto abbiamo la classica crema con questo classico packaging. E a me piace tantissimo, io adoro le creme corpo di Erbolario perché la maggior parte hanno un'ottima profumazione, ottima idratazione e poi il profumo dura a lungo. Quindi spesso e volentieri mi capita, ad esempio, in estate, anziché applicare un profumo sopra, utilizzo delle creme corpo. Il profumo comunque non dico che dura tutto il giorno, però dura magari in quelle 2-3 orette, poi dipende molto dal pH di pelle perché non siamo tutti uguali, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi dilungo, tanto ormai sapete come la penso, no? Poi Christelle mi ha regalato questo profumo di Avon Femme, che è un 50 ml eau de parfum. Mi piaceva tanto, una sera ce l'aveva su lei addosso.
Gli ho detto, ti piace? Sì, molto buono. E poi penso che abbia anche una buona tenuta. Io ancora non l'ho provato su, però lei mi ha detto che dura un sacco. Quindi questo, ed è un profumo floreale più che altro. E vi lascio anche qua, già che ci sono, nell'info box, la review che ho fatto qualche settimana fa di Avon sui profumi. Così andate a vedere quelli che mi sono piaciuti di più e quelli che mi sono piaciuti meno. Poi Silvia invece mi ha regalato questa palettina di Essence, la 4 e Shadow, la numero 15, che io cercavo da tantissimo, però sfiga vuole non la trovavo mai. E questi sono gli ombrettini, molto 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 belli. Poi adoro questi quad di Essence perché comunque costano poco, gli ombretti sono belli scriventi, forse un po' farinosi, però devo dire che sono molto carini e poi comunque ci sono tanti colori. Poi mi ha voluto regalare una delle mie profumazioni preferite riguardo le Yankee, ovvero questa che è la Pink Honeysuckle, che sa tanto di miele con una nota fiorita. E poi un'altra cosina che mi ha voluto regalare è la palettina di Shaka che si chiama Chic. Ci sono altre palette che sicuramente comprerò perché anzitutto molte ragazze mi avevano consigliato queste palette un bel po' di tempo fa e poi devo dire che ci sono di tantissimi colori, tranne una che a me non piace per niente, ovvero quella sui toni fluo, quindi sul giallo, blu, insomma quelli proprio forti 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 che io non uso. E quindi appunto mi ha voluto regalare questa, tra l'altro il package è molto carino, ha lo specchiettino, non ha caspitelli, io in realtà pensavo avesse qualche applicatore, invece no, e questi sono gli ombrettini. Eccola qua, e mi piace davvero tanto perché sono diversi tra di loro, vedete, abbiamo degli ombretti metallizzati, alcuni matte, questo qui è glitterato, è molto molto bella come palette. Poi la mia amica invece Maria mi ha voluto regalare questa collanina che ora cerco di farvela vedere, che a me è piaciuta subito quando l'ho vista, anche perché anzitutto la si può abbinare sia con i jeans o con una malettina ad esempio a lupetto, adesso che fa un po' più freddino, secondo me ci sta bene. E poi è molto versatile perché sta bene con tutto, ed è questa collana qui, vedete, con questo colore sull'argento, un po' di verde, ormai tutti sanno che il verde è il mio colore preferito, e si presenta in questo modo, non è neanche lunghissima e mi piace un sacco. Poi la mia amica Elena mi ha voluto fare questo pensiero e voi direte che cos'è, è semplicemente un portasacchetti, ovviamente qua si appende, vedete la casetta portasacchetti. Ecco qui, molto carino, poi c'è il gufo che porta fortuna e poi qui praticamente si apre e si mettono i sacchettini di plastica, quelli che insomma prendete nei supermercati per metterci dentro la roba per fare la spesa, e poi qua tirate se ve ne serve uno e siete a posto, insomma tenete anche la casa più in ordine, perché io di solito che cosa facevo? Andavo a fare la spesa, di solito o mi dimentico i sacchetti a casa a portarmi dietro, tipo quelli di stoffa o quelli dell'Esselunga, e insomma vado a fare la spesa, vado alla cassa, pago, prendo i sacchettini insomma che mi danno loro, che sono quelli di plastica che spesso e volentieri si spaccano come non niente se ci mettete troppa roba all'interno, e niente, poi i sacchetti io anziché buttarli, quelli proprio intatti, li mettevo così sparsi nei vari armadi, insomma era sempre tutto in disordine, invece così io li metto via nel portasacchetti, perché comunque li riutilizzo per ad esempio fare la raccolta differenziata della plastica, o comunque se mi servono ce li ho, e almeno così è tutto più in ordine. Detto questo, la mia amica invece Nadia, che fa la dentista, sapete che io ho finito con i denti finalmente, ho tolto via l'apparecchio fisso in una clinica dove andavo io da un dentista, e adesso porto la contenzione che è molto simile all'Invisalign, quindi è trasparente, è un apparecchietto mobile da mettere di notte sia sopra che sotto, e poi non ho fatto più nulla, il lavoro che dovevo fare in quella clinica l'ho fatto, solo che poi dovevo fare tre cari in fondo e la pulizia, alla fine sono andata da questa mia amica che tra l'altro a saperlo prima, insomma ci andavo andavo lì da lei anziché in questa clinica perché si risparmiava un sacco. Comunque meglio tardi che mai, ho fatto i lavoretti eccetera, poi comunque anche un'amica di famiglia,
E quindi niente, alla fine, dopo aver fatto la pulizia, mi ha voluto regalare della Oral-B Brown questo spazzolino elettrico. Qui ovviamente ci vanno le testine intercambiabili e va a corrente, vedete, c'è la spina e va a corrente. Mi ci devo abituare sinceramente, devo ancora capire bene come funziona, perché io in 30 anni ho sempre utilizzato lo spazzolino, quello classico. Quindi cambiare i punti in bianco, utilizzare quello elettrico, sono un po' in difficoltà, però dicono che è molto meglio questo qui rispetto allo spazzolino classico perché è più efficace. Comunque piano piano ce la farò, è una questione più che altro di abitudine. E poi basta, vi faccio vedere dei piccoli autoregali che mi sono fatta io. Allora, parlando di Kiko, ho preso l'altra palette, la numero 02, e non si vedrà mai. Comunque ve la faccio vedere, il packaging è praticamente uguale all'altra, la numero 02 Smoky Color, e all'interno abbiamo sempre lo specchietto, questi che sono appunto gli ombretti sul nero, marrone scuro, azzurrino, bianco, molto molto carina come palette. E poi sono colori che a me piacciono un sacco. E poi si apre e abbiamo lo specchiettino e terra e blush. La terra è molto più scura rispetto all'altra palettina, però comunque sono prodotti che io utilizzo. E tra l'altro lui, diciamo Luca, nei regali che mi ha fatto di Natale, mi ha preso più che altro prodotti di make up, perché anche lui si è reso conto che ultimamente sto finendo un sacco di prodotti, tra cui prodotti di make up. E tra l'altro più avanti farò sicuramente il video sui miei prodotti top e flop finiti, perché anche in questo periodo ho finito un sacco di roba. Comunque poi sono andata da Sephora e ho voluto prendere un rossetto Miss Pupa, che è un rossetto ultra brillante numero 003, che se non sbaglio fa parte della collezione Snow Queen, però non voglio dire una cavolata. Io Pupa non l'acquisto tutti i giorni, ma ogni tanto, quindi insomma le collezioni non è che le conosco molto bene. E questo è il rossetto. Ovviamente che colore ho scelto? Un bellissimo rosso. Allora, è vero, ha un finish brillante, luminoso, glossato, mi piace un sacco, profuma, non ho neanche pagato tantissimo, mi pare sui 10 euro, perché comunque avevo lo sconto del 10% da Sephora. L'unica cosa è che se non applicate sotto una matita labbra va ovunque. Diciamo che è molto buono perché lascia le labbra morbide, non le va a seccare, però bisogna avere un occhio di riguardo per questi rossettini. E sono molto simili ai rossetti stilo di Kiko, che sono molto simili, ecco. E poi sono andata da Tigotà e ho preso la palettina Snow Queen, che tra l'altro qua hanno avuto il coraggio di mettere il numero 001. C'era solo questa palette, almeno il numero. Potevano evitare di metterlo. Comunque questa è la palette, che è molto bella. Si apre e abbiamo lo specchiettino, l'applicatore, e questi sono gli ombretti. Ecco qua. Andiamo dal più chiaro al più scuro, e secondo me è una palette adatta più che altro per la primavera, per l'estate, mentre i colori più scuri anche per l'inverno, perché no? Però questo verde, questo blu chiaro, questi colori un pochettino più luminosi, secondo me con l'abbronzatura e con il periodo un po' più caldo stanno meglio rispetto al periodo invernale. Però a me, se piace un colore, non me ne frega niente della stagione, lo uso quando voglio. E questa palette da Tigotà l'ho pagata sui 18 euro, 17-18 euro. E sempre da Tigotà, e questo l'ho preso durante il mese di dicembre, verso la metà di dicembre, siccome c'erano le offerte del mese di dicembre, ho voluto prendere il profumino Pink Sugar di Acquolina. L'ho pagato 9,90 euro perché era in strapromozione. So che è un profumino per le ragazzine, però a me non me ne frega niente, è tra i miei profumi preferiti, mi piace un sacco. Nonostante è un eau de toilette, come qua c'è scritto, devo dire che dura tutto il giorno, sa proprio di caramella, di dolce, mi piace. E insomma, da applicare soprattutto durante il periodo invernale, perché in estate io questo profumo non lo sopporto. Devo dire che è molto 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 buono, mi piace. Ah, e dimenticavo, da Sephora mi hanno dato questa pochette fatta così per le clienti Sephora.
E basta, questo è tutto. Il video è finito. Io esco, scusate come sempre per le gaffe. Come ho già detto, quell'anno nuovo farò video un pochettino più brevi, massimo 20 minuti, salvo qualche eccezione. Infatti adesso ho superato i 20 minuti, vabbè, fa niente, tanto è l'ultimo video dell'anno 2014. Con questo è tutto, io vi auguro come sempre tante buone feste e soprattutto un buon anno. Speriamo che il 2015 ci porti tanta fortuna in tutto. E con questo vi saluto, un beso e ci vediamo con l'anno nuovo. Ciao ciao!